Eccoci qua, anche oggi siamo in live con il nostro dottor Stefano Ciuffini, mio amico da una vita. Voi sapete che io ho creato colori della salute, della bellezza, colori della cultura, arte, e uno dei nostri colori oggi ci presenta il dottor Stefano, perché così ci dice quel suo progetto che è molto bello, molto importante. Cosa c'è che porta a dare una creatività, una cosa che fa parte della nostra cultura, dell'arte, che magari nessuno di noi lo sa, che lui ha la sua visione da tanti anni, che piano piano stiamo portando proprio in azione. Allora, io adesso prima cosa che chiedo, perché lui sicuramente chi conosce il dottor Stefano Cioffini conosce anche suo padre, che è un personaggio sia professionale sia socialmente molto importante nel campo anche odontoiatria. E così lui intanto ci presenta la sua storia, poi andiamo avanti con il resto che dobbiamo presentare oggi a tutti voi, il nostro colore della cultura e dell'arte. Vai, Stefano. Beh, posso cominciare col dire che in effetti sono un figlio d'arte. Io ho vissuto la mia esperienza di medico dentista imparando direttamente da mio padre negli inizi della professione. Ho una professione che ho esercitato per 45 anni. A un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di capire determinate cose, di fare determinati passaggi e con l'aiuto di mio padre, che li conosceva molto bene, sono andato a New York a trovare degli specialisti molto importanti nel settore implantologico, nel settore della paleodontologia e nel settore della protesi. Mi sono innamorato follemente di New York e quindi ho protratto il mio stage fino addirittura 10 anni. Che E bravo! lì ho in pratica coltivato un'altra mia grande passione. È stato difficile conciliarle tutte e due, ma in qualche maniera credo di esserci riuscito. Vale a dire, oltre all'attività odontoiatrica, mi è interessato casualmente occuparmi di cinema, di televisione e di letteratura. E tutto questo è proseguito dopo i miei 10 anni a New York, in Italia, perché mio padre mi voleva accanto a lui, mi voleva a Perugia, mi voleva lo studio che aveva a Roma, però non ho mai abbandonato l'altra attività. Attività che non è stata messa in una finestra definitiva, ma sempre molto, con molta riservatezza, per motivi professionali e motivi anche personali, ho preferito andare avanti in una maniera silenziosa. Ok, Ecco. ecco, adesso poi questa maniera silenziosa, oggi noi andiamo a scoprire cosa c'è sotto, che io come lo so io, in questa nave dei folli tu hai scritto anche un libro che è la televisione che non esiste. Adesso tu ce lo dici che queste frasi ci dicono tanto, tanto, però bisogna capire in fondo, cosa c'è di particolare, diversità con altri progetti che ogni giorno li sentiamo o seguiamo, perché io lo so che mi hai raccontato, è una cosa bellissima, questo progetto è proprio bello. Adesso ce lo racconti un po' in maniera particolare, come sai fare tu? Speriamo in maniera rapida ma esauriente, ci provo. Allora, mi sono ispirato a un libro di Sebastian Brandt, che era un autore austriaco, il quale alla fine del 1400, esattamente nel 1495, scrisse un libro che ebbe un grande successo, fu in assoluto uno dei primi best seller, perché ebbe l'intuizione di parlare della follia umana. E la follia umana è un qualcosa di impalpabile. Noi molte volte non ci accorgiamo di altri folli, i folli non si accorgono molte volte di se stessi. Bello questo, È proprio altresì vero che la follia rappresenta anche creatività, la creatività rappresenta follia, e qui un'equazione. Sebastian Brandt ha avuto, oltre all'intuizione di parlare della follia, ha avuto l'intuizione, primo multimediale nella storia dell'arte, di avvalersi delle illustrazioni per il suo libro di Dürer è in assoluto stato uno dei più grandi illustratori. Lui era famoso per le sue incisioni in bianco e nero e quindi quando è uscito il libro tutto il mondo sassone, tedeschi e austriaci ne hanno fatto il loro Dante Alighieri, hanno
paragonato il loro scrittore a un nostro Dante Alighieri. Io mi permetto, da buon italiano, di dire che Dante Alighieri è assolutamente insuperabile, però è stato un best seller. Molti scrittori nel corso degli anni hanno ripreso a modo loro La nave dei folli, l'ho fatto anch'io. E in che cosa consiste? Consiste nel raccontare un gruppo di artisti, un gruppo di creativi, un gruppo di forze folli, i quali salgono su una nave e vanno in giro per il mondo per fare una televisione che non esiste. È un'avventura molto bella, molto difficile da capire dall'inizio, e solo strada facendo, o meglio, mari percorrendo, continenti accarezzando, si vedrà che questi creativi, questi folli creativi, sono in grado di tirar fuori documentari mai visti, di fare film assolutamente sconosciuti, di proporre dei programmi come è il programma della dottoressa Carbalai, assolutamente innovativi, toccando dei colori e toccando delle forme assolutamente mai viste finora. Ecco, questo è... Infatti, come avete capito, comunque qui parliamo di creatività delle persone particolari che hanno qualcosa da dire, però comunque sono rimasti sempre in un angolo che nessuno è andato a chiamare loro, nessuno ne ha messo loro arte in presenza per divulgare con gli altri. Invece noi abbiamo il nostro Stefano che dà possibilità anche a tutti i folli che stanno in giro d'Italia, possono partecipare su questo suo programma, che poi vediamo chi sceglie questi protagonisti, così vediamo cosa dice lui, in che qualità, che regole ci sono per entrare in questa bellissima nave. Allora, c'è un gruppo di, io li chiamo di senatori, li chiamo intelligenza, lo chiamo gruppo dei saggi, lo chiamo in tante maniere. Di fatto, a me mi piacciono i saggi, vai. Dei saggi. Bello, bellissimo. C'è un gruppo di gente che ha lavorato tanti anni in televisione, che per motivi di ordine vario, come l'esperienza insegna, come l'esperienza conduce verso una strada di saggezza e di conoscenza, questo gruppo giudica le proposte di entrare nella nave in base alle loro qualità, e basta essere creativi, basta avere delle idee originali, basta saper fare quello che vogliono. La passione è fondamentale, quello che vorrebbero portare all'interno della nave. L'interno della nave dobbiamo immaginarlo come un grande stage, una grande piattaforma su cui esibirsi, su cui portare le loro qualità artistiche. Ok. La vena della follia deve essere sempre Infatti, presente. Quello perché... volevo sapere, cosa che questa follia, che tu puoi dire qualche esempio che me l'hai fatto tu? Ma tanti anni fa ci fu una trasmissione di grande successo che si chiamava Alto Gradimento con Renzo Arbore. Okay. Beh, fu una trasmissione rivoluzionaria perché c'erano dei attori comici, c'erano dei sketch continui, lui stesso aveva un modo di presentare le cose molto sopra le righe, ma piaceva per questo, c'era bisogno, chiaramente erano epoche diverse. In qualche maniera noi riportiamo lo stesso concetto di scherzare, di essere provocatori, di fare delle macchiette, eccetera, okay, eccetera. Questo è il... Sì. Immagino che è anche un progetto anche a livello internazionale. Assolutamente non sì. Non è solo nazionale. Assolutamente sì. Partiremo in chiave, non dico timida, ma in chiave abbastanza serena, distaccata, rilassata, che però strada facendo, di nuovo uso il termine mare percorrendo, diventerà un impegno sempre più importante, fino al punto che io vi invito a immaginare una scenetta un po' surreale, ma noi dall'interno della nave, dal ponte della nave, con un megafono, immaginiamo questo megafono che è una chiave ironica per capire, diremo a tutti gli artisti del mondo: se avete qualcosa da dire, se volete far vedere la vostra creatività, la vostra arte, salite a bordo, mandateci un piccolo esempio di quello che volete rappresentare,
ci sarà questo gruppo, questo gruppo di saggi che giudicherà e eventualmente vi farà salire a bordo e avrete possibilità del vostro acting. Ok, questa che nave è? Ce lo spieghi, che già esiste questa nave, sicuramente in futuro sarà sempre più grande, più grande, più grande, però adesso punto di partenza, come sarà questa nave? Allora, c'è uno dei folli che è già all'interno della nave, è un grande design di Viterbo, il quale ha inventato la smart dei mari, vale a dire ha creato un piccolo yacht di 6, 8, massimo 12 persone che possono salire a bordo di questa piccola smart, molto veloce, molto stabile, molto carina, la quale può andare benissimo anche lontano dalle rive, ci mancherebbe. E quindi questa imbarcazione, con a bordo i primi artisti, i primi folli creativi, parte e inizia un'avventura. Questa avventura poi diventa sempre più grande e la barca diventerà la nave, diventerà sempre più grande. Ah, assolutamente sì, noi speriamo. Poi, come lo so io, che in questo, diciamo, in questa nave ci abbiamo attori, attrici, scenografi, registi, musicisti, tutte le forme di arte. Tutte le forme d'arte. No, però nominavo questa parte perché volevo farti una domanda, una osservazione, perché praticamente avendo, diciamo, queste persone che comunque collaborano in questa nave con noi, possono creare dei video di questi personaggi che hanno cosa da dire, e come adesso tempo social e va forte, e presentare queste persone anche in social. Penso che assolutamente sì, assolutamente nel programma sì. C'è. Hai in qualche maniera additato una chiave di lettura. Il mondo dei social, che è un mondo sempre più in crescendo, sempre più seguito, prevede dei tempi corti, cioè non esistono lunghe temporalità di video, di interviste. Non abbiamo tempo. Esatto, e quindi noi, questo nostro gruppo televisivo, avrà sempre dei contenuti che rispetteranno certe temporalità piuttosto brevi, che vanno da un minimo di 3, 5, 8 minuti fino a un massimo di 18, 20 minuti. Poi tutte quelle che mi hai detto adesso, mi è venuto anche, come l'abbiamo parlato anche altre volte, come un grande fratello con gli artisti, viveranno, diciamo, questi momenti belli, stare insieme, a dare, diciamo, ognuno di se stesso, però un grande fratello un po' più intelligente, glielo diciamo la verità, perché un po' sono persone che per la passione, per creatività, hanno qualcosa a dire di più di altre persone. Penso di sì, penso proprio di sì, perché sono tutti artisti, musicisti, come dicevi tu, registi, attori, scrittori, tutte le forme di arte rappresentate da questi personaggi straordinari che creeranno una crew, creeranno un equipaggio, creeranno un gruppo assolutamente diverso da tutti quelli che siamo riusciti a vedere finora. Per cui ci sarà un occhio, e ve lo anticipo, è un'anticipazione che vi faccio, ci sarà una telecamera strisciante, la quale sarà comandata da remoto, e questa telecamera, non come tutte quelle telecamere che invadono il set del Grande Fratello, molte volte quasi sempre non sono viste, ma ci sono molto invasive, invece queste telecamerine straordinariamente di qualità passeranno in mezzo ai piedi, passeranno nei momenti più inaspettati e coglieranno gli aspetti interni di questa navigazione, di questo gruppo di artisti folli. Bellissimo. Allora, come avete visto, sicuramente anch'io ho creato questo cerchio di benessere e equilibrio con tutti questi colori. Sarebbe uguale, identico, magari cambia un pochino la forma, modalità, però anche io penso, immagino che Stefano, mio amico, mi ha scelto anche fra persone creative di salire in questa nave. Io anche sono onorata, sono molto contenta, però alla fine vedete che è sempre, sono cose creative, sono personaggi che entrano in un gioco per anche cambiare questo colore della cultura, dell'arte, dare qualcosa di più. Ma tu rappresenti assolutamente un esempio di arte, perché tu con la tua attività di saggezza, ma di capacità, di medico estetico, hai indubbiamente la pratica, l'abilità, la capacità di creare una forma d'arte, perché cambiare un'imperfezione del viso, del tuo corpo,
con le tue conoscenze portate avanti negli anni, perché l'esperienza è sempre fondamentale nella medicina. È vero. Sei un artista e quindi a tutti i titoli sei dentro la nave, e addirittura io mi auguro che accetterai di tenere una trasmissione sulla medicina estetica. Vai, certo, assolutamente sì, perché per me la conoscenza, la consapevolezza può cambiare mondo, può farci stare meglio in questo mondo, vivere in sintonia insieme. L'ultima domanda, che così finiamo il nostro argomento, e tu ancora fai il tuo lavoro come dentista o no? Se sì, cosa lo fai? Se no, ce lo dici tu. No, assolutamente. Perché io lo so che lui fa dei lavori belli, voglio che me lo dice lui proprio quelle che fa. Beh, sei molto abile nello scoprire le carte, in questo senso. Io mi occupo di odontoiatria tuttora. L'odontoiatria è una cosa che viene fatta con semplicità, ma in certi momenti diventa anche una forma di estetica pura. È vero che quando curi un dente devi farlo bene, devi plasmarlo bene, devi ricostruirlo bene, ma al di là di questo poi ci sono dei punti un pochino più complessi in cui c'è una richiesta assolutamente importante, fondamentale, nel dare un'estetica, nel creare un'architettura della bocca, del tuo sorriso. È vero. Ecco dove si incrociano, dove si incrociano le nostre strade. Sì, assolutamente sì. Ecco. Allora penso che se tu c'hai qualcosa da aggiungere, puoi aggiungere, così finiamo questa volta, questa puntata, poi sicuramente piano piano che noi andiamo avanti e troviamo questi nostri artisti, faremo anche con loro interviste, chi sta vicino da vicino e chi non sta vicino online, perché ormai con Covid abbiamo imparato tutto, che distanza non ci creerà più problemi, ci sono corsi online, cioè tutto si fa online, per cui faremo anche altre interviste man mano che andiamo avanti con i nostri amici artisti creativi e i nostri personaggi. Abbiamo parlato di tempi ristretti, grazie alla tua capacità di presentare le persone, grazie alla tua capacità di scegliere gli argomenti in maniera chiara e in maniera specifica. Io credo che abbiamo detto abbastanza, direi che per oggi ci possiamo fermare. Se qualcuno ha qualcosa da dire, da dare, ci può scrivere sotto messaggi. Senza noi altro. Siamo aperti ad ascoltarvi, perché questa nave è proprio per chi non ha voce, per TV che non esiste, perché quel TV che c'è, magari c'è per certi personaggi, certe raccomandazioni, però noi siamo qui per le persone che non hanno nessuna raccomandazione, però hanno qualcosa da dire. Allora, a presto, domani intanto ci vediamo, andiamo in un posto bellissimo per i colori dell'ambiente, vi porto domani in un posto bellissimo, non ve lo dico perché dovete scoprire domani. A domani, un abbraccio a tutti, ciao!